Ragazzi, prima che il video incominci, vi lancio una sfida: 5.000 mi piace in questo video e domani vi pubblico un altro episodio dove vi lancio una sfida di mi piace. ZW andremo a fare una cosa in un posto che voi non potete neanche immaginare. Quindi arriviamo a 5.000 like e vi carico subito il nuovo episodio. Ah, e scrivetemi qui sotto, da che città mi seguite voi? Perché possiamo organizzare delle belle cose insieme, raga. Beh raga, bentornati in questo nuovo video. Beh, raga, avevo già registrato l'intro, siamo già in partita ma non avevo acceso il microfono. Comunque, bentornati nella serie che vi sta piacendo un botto. Io ogni giorno rimango sempre più soddisfatto del supporto che state dando a questa serie. È praticamente diventata una sitcom perché vi fa ridere. Sì, è bello. Questo è il bello, che è fatta in modo ironico e fatta anche seriamente in certe cose. Sì. È un mix del tutto, raga, quindi mi sto proprio divertendo. L'importante è che vi intrattenga e vi faccia passare un po' il tempo. Esatto. Questo è il nostro obiettivo. Esatto. 5.000 like per questo video, raga. 7.000 like, raga, ce la possiamo fare. Perché domani vi lanceremo una sfida che voi non potete neanche immaginare. Come sempre vi ricordo che se ci seguite sui nostri profili Instagram, chiocciola Riccardo Valotti e chiocciola ZW Jackson, esatto, vi lasceremo un like all'ultima foto che avete su Instagram. E ieri l'abbiamo fatto, ci siamo presi mezz'ora di tempo e l'abbiamo fatto tutti, tranne ovviamente a chi aveva il profilo privato. Quindi raga, sbloccate i vostri profili se ce l'avete privato e seguiteci, mi raccomando. Esatto. Quindi siamo qui, prima giornata di campionato, poi ci avremo due partite importantissime di Champions per andare e accedere alla fase gironi contro il Lione. Saranno due partite importantissime, dobbiamo vincere questo episodio. Dopo vi farò vedere a casa, non perdiamoci in chiacchiere. Ti lascio giocare col tuo ragazzetto. Ci vediamo dopo, non si preoccupi, ci vediamo dopo. Prima partita in aree divise, guardate come ci sta accogliendo il pubblico di Amsterdam. 1-2 con Zajc, strepitoso. Guardo l'inserimento di De Jong, che prova! Mamma mia, abbiamo subito fatto capire chi siamo al pubblico olandese. Bravo Ziyech, ci dà un bellissimo pallone Ziyech. Ziyech è uguale, Righetti rientra, rientra Righetti, le finte, se ne va benissimo, li smarca tutti Righetti! Gol all'esordio! Dai, no, perché fai quello? Eccolo il pentolino, eccolo, ho scoperto come si fa! Il pentolino, gol all'esordio, bene, questi sono proprio scarsi, eh. Ancora palla per profondità per noi. Righetti, prova ad andare con le skill, il cross in mezzo, raddoppio, chi è? Neres, bella così, daccela di nuovo in profondità, Righetti, un tocco, due, no vabbè, raga, col sinistro siamo impediti proprio, Neres, tutto solo, show Ajax, 3-0, raga sulla fascia, vai al cross e sono 4. Questa volta chi è che ha segnato? Chi è questo, raga? Non riconosco il nome. 4-0, game over per la squadra avversaria. E adesso addormentiamo la partita fino al 90esimo. Termina qui la partita, gol all'esordio più assist, 4-0, vittoria tranquillissima. Proprio vabbè, raga, questi erano proprio scarsi, Lemmen, una squadra di scarzoni. Andiamo con le interviste e poi ce ne andiamo a casa per farvi vedere appunto la nuova casuccia ad Amsterdam. Bentornati a Studio Sport da ZW. Quest'oggi siamo qua con la prima intervista del Bomber Talotti all'Ajax. Eccolo qua, allora Bomber Talotti. Grazie. Prima partita con l'Ajax, com'è andata? Beh, l'esordio in campionato è sempre una gioia e oggi ho fatto un gran gol. Ho dribblato tre difensori e poi l'ho messa dentro. Sono davvero felice, abbiamo vinto 4-0. Certo, il primo gol comunque è sempre bello con la nuova maglia. Sì, sempre bello, bellissimo, una grande emozione. Poi sto stringendo molta amicizia con Zajc e con Neres, cioè sta... nascerà una bella amicizia, dai. Ok, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Da ZW è tutto, bellissimo gol di Talotti che mette anche lui il suo sigillo sulla vittoria. Linea allo studio. Ok ragazzi, siamo di ritorno dalla partita di campionato, abbiamo finalmente fatto la prima rete in campionato, vabbè è stata una partita abbastanza facile. Ok ragazzi, siccome mi sono appena trasferito e non ho ancora una casa perché la dobbiamo scegliere, comunque sia è una spesa abbastanza grande, la società ci ha messo a disposizione questa casa che è un appartamentino in centro, insomma in una zona di Amsterdam abbastanza lussuosa, possiamo definirla così. È un appartamentino modesto dove ci possiamo mettere tranquillamente fino a quando non troveremo la casa. Quindi sto aspettando
che questo parta qui dietro. Ci hanno dato anche una nuova macchina finalmente, perché molto presto dovremo fare l'acquistone. Guardate quella rossa quanto è bella. Ok, la casa dovrebbe essere nei paraggi e in teoria dovrebbe essere in quel palazzo qui. Eccola qui. Sì, c'è il garage sotto casa, perfetto, è proprio questa. Le indicazioni allora erano giuste. Chi è? Chi c'è in mezzo? Oh, è un motociclista. Ah, la moto, pensavo. Ah, sai, facciamo. Domani, dopo la partita di Champions, il pomeriggio, ci andiamo a fare un bel giro tipo in motocross sulla montagna. Hai soldi? L'affittiamo. Ah, ok. Ok, parcheggiamo e raggiungiamo l'appartamento. Venite. Ok, per un calciatore di Champions League, che la società gli passi una casa così piccola e in queste condizioni, forse è qualcosa d'assurdo. Venite, vi faccio vedere casa, ragazzi. Qui ho lo stendino dove sto lavando i panni, perché purtroppo non ho ancora una moglie o una ragazza che mi faccia questo lavoro. Poi, di là, vabbè, cioè, di qua abbiamo una camera dove vado a giocare, però è inutilizzata. Qui c'è lo stanzino. Poi venite di qua, qui c'è il bagno, ragazzi, della nostra nuova casa. Purtroppo l'Ajax non me la passa una donna delle pulizie, quindi mi tocca fare tutto da solo. Di qua abbiamo la nostra camera da letto. È molto in disordine pure quella, raga. L'Ajax non passa niente. Non passa niente questo Ajax. Questa è la vita da calciatore, purtroppo single. Quindi se c'è qualche ragazza sappiate che io sono single. E poi infine abbiamo la cucina. Sì, anche questa è un po' in disordine, la nostra cucina. Oggi ho cucinato una bella cenetta salutare. Anzi, prossimamente faremo una bella cena, faremo proprio qualcosa. Questo è il lavandino che fa... quanto schifo. Quindi prendiamoci un bel estate e beviamoci qualcosa di nutriente, va, e andiamo a nanna. Il grande giorno è giunto. Questa partita per accedere alla Champions League. Voglio il like tattico adesso, raga, sparate subito un mi piace per darmi la forza di giocare questa partita al 100%. Giocheremo con la maglia questa qui della trasferta. Sarà una partita difficile, non come quella di prima di campionato. Dobbiamo fare a tutti i costi. Let's go. La Champions è la Champions, vincere e siamo un passo dall'impresa, finalmente ce la possiamo fare, dai, attenzione al leone, pericolosissimo, il leone entra in aria e si porta subito in vantaggio, dai, non ci credo, subito il leone in vantaggio con Depay, questa non ci voleva, vabbè, abbiamo anche il match di ritorno per fare l'impresa, siamo usciti ieri dalla Champions, non possiamo uscire pure oggi. Ma che buona! Ripetì qua, loro! Tanto per cambiare, ricominciata! No, era pensato che stanno fuori gioco, ha tirato un po' a cavolo. Dai, su. Daccela! Ripetì, lo prova! Ancora Lopez, che parata che ha fatto! Non c'è. Ah, è punizione però! Vai, Ziyech! Vai, Ziyech, è la tua! Vai, Ziyech! La pareggia! E andiamo! E andiamo! Perché esultavo noi? Attenzione! Non ci voglio credere! Mi è arrivato un messaggio sul telefono, neanche ho visto, raddoppio... No, dai, non ci voleva questo. Bella palla in profondità per Rikiti, sguardo in mezzo ma non c'è nessuno, aspetta l'arrivo dei compagni. Va il cross! Qualcuno sì! Ancora zia! Raga, zia che è il nostro idolo, il nostro compagno! Super assist in Champions che ci voleva! L'abbiamo riaperta subito! L'Ajax non muore mai! Attenzione, Leone scende in aria! Attenzione! 3-2 per il Leone, non ci voleva! Vabbè, il risultato è comunque buono, però non ci voleva questo gol del Leone, accidenti! Vai Rikiti, hai visto l'inserimento? Ziyech, 3-3, incredibile! Doppio assist e tripletta di Ziyech! Che giocatore, raga, quanto è forte! Quanto è forte sto ragazzo, abbracciamolo forte! Mamma mia, tra me, lui e Neres sta per nascere un'amicizia speciale! Mamma mia, quanto ci intendiamo noi tre! 3-3, partita spettacolare, vediamo un po' nelle interviste cosa ci diranno. Ziyech ha preso il pallone perché ha fatto 3 gol. Questa settimana andremo direttamente a casa, casuccia, a riposarci tranquillamente. E poi, se riusciremo a passare in Champions, faremo un festone mega. Per
Bentornati su Studio Sport, come sempre il vostro ZV. Siamo qua con lo speciale Champions League e stiamo aspettando nuovamente il nostro Bomber Talotti dopo il pareggio strepitoso con il Lyon. Bomber Talotti, allora, buonasera. Un 3-3 veramente pazzesco. Sì, sì, è stato un match spettacolare, risultato buono alla fine, volevamo vincere, però 3-3 è un ottimo risultato, ci basta lo 0-0, anche l'1-1 e il 2-2 in casa, quindi ho un'ottima fiducia nella squadra e nei nostri mezzi. Hai fatto anche un bel assist, non è arrivato il gol però. Sì, ancora non sono riuscito a trovare la rete in Champions League, ci proverò anche settimana prossima. Grazie, arrivederci. Grazie. Da ZV, speciale Champions League, è tutto, a voi la linea. Ok raga, ve l'avevo detto che volevo fare qualcosa di particolare il pomeriggio post Champions. Dopo il 3-3 dobbiamo un po' andarci a svagare per liberare la mente da tutti questi problemi che ci stanno affliggendo, perché siamo soli, raga. Stiamo facendo amicizia molto con Neres. Intanto ci stanno pure altri ciclisti, quello che fa? Raga, è matto. Ragazzi, mi raccomando, mettetevi sempre il casco quando andate in motorino. Quindi direi di andarci a divertire un po' per la natura, andiamo a caccia di animali, vediamo un po', facciamo qualche mega drift volante. Ma possiamo andare a cercare i funghetti? Sì. Sono droghe quelle. Noi siamo calciatori. Oh, sto a volà dentro la... Ho tirato! Ed è vivo! Il casco, raga! Che botta che mi ho dato! Avete visto a cosa serve il casco, ragazzi? Però ce l'ho la guida, ce l'ho la guida. Raga, un po' scalmanà, mi raccomando, voi andate piano, raga, se c'avete un motorino, questo è un gioco, Mi raccomando, andate sempre piano. A me sono scalmanato, se ci vede la polizia, c'è tipo ci arresta. Vabbè. Dai, buttati di sotto e muori. Allora, io direi di riscendere di qua che accorciamo la strada di casa, in teoria. E mi ammazzo sicuro. No, vai più veloce possibile. Ma mi ammazzo. Vai, vai. Mi ammazzo. Vabbè, torniamocene a casa che è meglio, dopo questa acrobazia. Partita di ritorno, fondamentale per la vittoria. Zaic, Tadic, Talotti davanti. Un solo obiettivo, basta uno 0-0 per vincere e andiamo a vincere. Tutto pronto, il nostro amichetto Zaic che deve fare altri 3 gol minimo. Un'altra tripletta, non possiamo uscire dalla Champions. Assolutamente non possiamo uscire dalla Champions. Tutto pronto, Champions League is here, let's go, Ajax! Bella, l'abbiamo visto, cross in mezzo, dai zia! Che cross che gli ho fatto, la sblocchiamo subito! E andiamo 1-0! Ziyech, proprio lui! E dai, andiamo in questa fase a gironi! Mamma mia, raga, quanto gioca quest'Ajax! Quanto gioca quest'Ajax, ora vanno in profondità. Ecco il difensore che odio di più. Lo lascio lì, per niente, raga. È una zecca proprio. Si attacca ai due piedi. Righetti, guarda in profondità Zaic. Zaic 2-0, raga, ma quanto è forte. Cioè, raga, è fortissimo sto ragazzo. Ma quanto è forte. Bella palla in profondità comunque. Guardate che gol sul primo palo. 5 gol in 2 partite per sto ragazzo. È un mostro. Attenzione, il Lione che scende pericoloso e fa 2-1, non ci voleva questo gol che, vabbè, devono farcene altri 2 per passare, però era meglio se non ci facevano. Punizione dal limite per il Lione, ho paura, mamma mia traversa, mamma mia, spazzate questa palla, finisce il primo tempo, se facevano gol qua, erano amari, sì, non dolci ma amari. Attenzione, mamma mia. Righetti, la porta con tranquillità. Dobbiamo far finire questo tempo. Manca pochissimo tempo, alzate tutti le mani al cielo. Datevi la vostra energia, raga, lasciate un pollicione. Dobbiamo arrivare in Champions a tutti i costi. Bella sta palla. Daccela in mezzo, con un cross così. Me lo so divorato all'ultimo. No. L'Ajax è ufficialmente in Champions League e ora andremo a sfidare i grandi del calcio, quelli veri. Mamma mia raga, è festa e dai, e andiamo. E adesso andremo a scoprire chi saranno i nostri avversari. Ben
Bentornati, speciale notti magiche di Champions League. Siamo qua con un Ajax veramente in festa. Li potete vedere, sì, li potete sentire. Sì, allora, sì, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente in Champions. Però sono... Stop, please. Sì, in inglese, ormai mi sto imparando a parlare anche con loro in inglese. Guarda, si stanno a tirare l'acqua, spumante, tutto. Però è veramente bello perché siete veramente tutti giovani, una squadra giovane. Sì, che sì. Combatte. Non rimpiangerò mai questa scelta di essere venuto qui in Olanda ad Amsterdam all'Ajax. Fantastico, sono strafelice che siamo in Champions. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto stasera e spero... Hai già visto le squadre del girone? Perché mi dicono dalla regia che ti sono capitate. La Lazio, quindi, la conoscerai molto bene. Si torna a Roma. CSKA e Manchester City. Manchester City. Wow. Cosa ne dici? Beh, la Lazio ci ha già giocato contro lo scorso anno, che praticamente ci ha buttato fuori dalla Champions lo scorso anno, quindi... Sarà una rivincita. Sarà una rivincita con la Lazio, senza dubbio. E un grande inizio sarà questo, sarà l'inizio di una grande avventura. Poi allora, arrivederci, grazie. Da ZV un pochino così, un po' confuso, è tutto a voi la linea. Ragazzoni, spero che questo vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io spero che questo sia piaciuto, mi raccomando, come sempre con Vodalox è tutto, Tintalox, Team Differ, bella!